Amici sportivi, benvenuti allo stadio Pires Cauri. Parliamo oggi di calcio amatoriale WISP, dove in campo c'è l'amatoriale Virtus Scauri versus Real San Vittorese di San Vittore del Lazio, provincia di Frosinone, quindi zona conosciuto il casello autostradale dopo Cassino. Chi vi parla è il vostro Aldo Conte, in un panorama e una visione da fare invidia in molti posti del mondo qui a Scauri con il nostro lungomare. Allora andiamo a vedere le formazioni da ricordare. Comunque noi vengheremo i giocatori in numero di maglia, nome e cognome. Allora, per l'amatore Virtus Scauri, che è completo bianco con bordi Cyan, blu elettrico, abbiamo 1 Agostino Carrana, 2 Ebrima Krubalì, 4 Tommaso Riva, 5 Massimo Cantoni, vice capitano, 8 Alberto Leggero, capitano factotum, è una delle colonne del calcio scaurese, 10 Basi Ruboyang, 11 Gianluca Fioravante Conte, 17 Salvatore Giovanni Pirozzi, 18 Ivan Bolla, 19 Lorenzo Vincent Conte, infine 21 Marco Faticoni, che è anche il presidente. In panchina 12 Fulvio Maiello, 6 Marco Camerota, 9 Carmine Iodice, 20 Giovanni L'Imperio, 27 Marco Tommasino. Allenatore Luigi Forte, presidente onorario Francesco Nerone, vari assenti tra i quali Pierluigi Capuano. Per quanto riguarda la Real San Vittorese, che scende con il completo nero, il completo del Real Madrid, 1 Danilo Iafani, 7 Francesco Ciano, 10 Vincenzo Crispino, 4 Giuseppe D'Ambrosio, 5 Carlo Di Luca capitano, 17 Loris Di Nalo vice capitano, 6 Gerardo Marullo, 3 Riccardo Moretti, 11 Franco Sforza, 20 Giovanni Ventriglia, 21 Giancarlo Venditelli. E in panchina abbiamo 19 Benedetto Crispino, 13 Raffaele D'Ambrosio, 15 Francesco Di Paolo, 22 Alessandro Giannetti che è il portiere, 8 Danilo Longo, 9 Silvestro Roccia, 16 Gianfranco Saddò, 7 Tommaso Troia, 14 Giuseppe Peppino Venturini. Poi in panchina staff abbiamo da Pietro Caporuscio, Giorgio Ciaraldi, Domenico Crispino e Massimo Di Nallo. Arbitro della gara Giampiero Di Clemente di Tremenzuoli, grande arbitro di calcio a 5, anche preparato atletico. E squadre che oggi, questo è un torneo, ecco, la Virtus Scauri amatore, un torneo amatoriale, ma comunque un torneo divertente, sono due tempi da 40 minuti e la differenza è che vengono dati come nel calcio, ecco, ogni giocatore ha il suo numero di maglia, poi c'è chi magari gioca titolare e chi invece parte dalla panchina. Non è come magari il calcio dilettantissimo che deve andare dall'1 all'11. Siamo già tutti pronti, quindi vediamo i partiti. Sette di punta Salvatore Pirozzi, andiamo a vedere un attimo l'orario. Quindi abbiamo iniziato ora 0-0 con 10 minuti di ritardo. Ora c'è un colpo dietro, Faticone cerca di coprire, ma Ivan Bolla che contrasta per Carlo Di Luca, che è capitano, ancora Carlo Di Luca, pennellato in avanti, bella spizza di destra da parte di Venditelli, ma palla che torna tra i marittimi. Ivan Bolla, ancora ex attaccante classe 82, che ha giocato gli anni dietro con lo Scauri Minturno, lo Scauri Minturno più bello degli ultimi anni, la stagione 99-2000, con l'allenatore Davide Palladino, giocatore che è stato anche all'età di 14 anni anche chiamato da grandi teams giovanili del Lazio e non solo, ex Terracina Calcio. Dietro per Agostino Caprano, spizzata di testa da parte di Krubalì, ancora Krubalì, e c'è un fallo sul numero 2 Debano.
Quindi lato destro una free kick punizione per il team del Caro, il team marittimo. Battuta avanti, colpo di testa. Ancora. Ancora palla che va fuori, controlla Franco Sforza. Su un throw in per lato sinistra per la porta difesa da Caprano, ma rimessa tra Massimo Cantone per Ivan Bolla, cerca l'1-2 Marco Fatigoni, lancio in avanti, ma c'è la difesa del basso Frosinate. Palla per Vendittelli, palla persa, riparto ora con Gianluca Fioravante Conte, ora palla va fuori. Altra rimessa fatta al team in maglia nera che verrà con Sforza, 1-2 tra Sforza e Dinallo, palla in mezzo dove c'è la chiusura di Crispino Tenda, Alberto Leggero spazza la palla come può, da grande che capitano, da uno che magari da solo regge non una difesa ma un'intera squadra. Ancora spazzata dietro, c'è Caos e Tommaso Ripa, cerca come può, la palla va fuori, ma conquista un throw in, sempre risultato di 0-0 tra amatori Virtus Scauri e Real San Vittorese di San Vittore e Lazio. Non va bene l'aggancio, quindi vediamo se ci sarà un carpe diem per il team in maglia nera, ma subito è stato Tommaso Ripa che ha voluto mettere uno stop davanti alla direzione al pallone perché la butta fuori, messa laterale, ancora stop la palla, Massimo Cantone, uno degli ex allievi giocatori del compianto Loreto Stravato, anzi lo voglio salutare così, ciao Loreto Stravato. Forse uno dei grandi simboli insieme a Rolando Conte del calcio minturnese. Torniamo in campo. Fatigoni, lancio di Fatigoni, troppo lungo per Ivan Bolla. Non è l'Ivan Bolla dei vecchi tempi, stagione 2000, ma molto lungo. Quindi rimessa affidata a Danilo Iafani, portiere della Real San Vittorese. Quindi la lato della porta della metà campo scaurese e lato Monte d'Oro, quindi la parte opposta lato Monte d'Argento, Castrum Argenti, fate voi, per Danilo Iafani della Real San Vittorese. Ancora c'è un attacco, un tiro, cross è molto lungo, non ci arriva il numero 10 Vincenzo Crispino. La rimessa a fondo affidata a Agostino Carrano, dotato di ottimo destro. Basta questa palla, non è riuscito a prenderla di collo pieno. Combatte Salvatore Pirolozzi, palla che sponda di destra, ancora team di San Vittorio Lazio, lancio in profondità, spizzata di destra da parte di Lorenzo Vincent Conte, bravissimo il giocatore italo-americano. Ancora lancio in profondità, scatto in velocità, Basir Boyang, non riesce, lancia la palla ora per il numero 10 del team, lancio in profondità, stop Ivan Bolla, ora Ivan Bolla, il piede buono ce l'ha sempre, ma era in fuorigioco.
chiamato la panchina scaurese, calcio di punizione, Iafani, colpo di testa da parte di Alberto De Giro, Ivan Bolla, non riesce bene l'aggancio, giocatore di origine napoletana, lancio in profondità, fuori gioco, brava la difesa azzurra, sul lancio a Giancarlo Venditelli sono saliti tutti, Lorenzo Vincent Conte, maglia numero 19, del contea di Fairfield, giocatore di Norwalk. Contea di Fairfield, la contea dove ci sono tantissimi indonesi, specialmente set a Stanford. E anche della Principosinone come Sette Frati, ancora Tommaso Ripa, si sinistro. Bella questa palla, non riesce ad agganciare numero 17 Salvatore Pirolozzi. Non riesce nella situazione quando siamo ora al minuto. Siamo al minuto numero 9, siamo ancora 0-0 per tra Amatori Virtus Scauri e con Real San Vittorese. Ancora rimessa laterale per il team dell'entroterra della Regione Lazio. Troppo tempo passa, palla che va in mezzo, esce come può, combatte Franco Sforza, ma non riesce a mantenere la palla in campo. Rimessa Tommaso Ripa, che dalla distanza, ancora il numero 4 maglia blu and white, ma non c'è intesa e porge il pallone nella rimessa a Franco Sforza. Chiedo scusa, Franco Sforza riceve ora la palla. Rimessa del team di San Vittorio del Lazio. Vittorio Lazio, scusa, Prince di Caserta, ma è proprio ai confini con la Prince di Frosinone. Ancora free kick al servizio Massimo Cantone, vice capitano, con l'Italo canadese, palla in mezzo, occasione e c'è il gol! Marco Fadiconi, presidente bomber, che mette questa palla dentro, bravissimo, bravissimo, un lancio pennellato e siamo al 21esimo minuto, come il numero 21, la sua maglia, Marco Fadiconi, 1-0 Amatori Virtus Scauri. Quindi al 21esimo minuto Marco Fadiconi mette questo sigillo vincente. Ancora Krubali, Krubali, lancio bello preciso. Diede per Danilo Iafani. Quindi il team della frazione del comune di Minturno è in avanti, ma c'è un lancio in profondità, scatta ancora, non riesce l'aggancio forte a Vincenzo Crispino. Vincenzo Crispino, se si fosse girato meglio, se avesse azzeccato di collo pieno questo tiro, non penso che avrebbe potuto segnare, però almeno sfiorare il gol lo poteva fare. Bravissimo ora
C'è un giocatore a terra, andando Giuseppe D'Ambrosio. Se andare a prendere il pallone, il capitano a terra Carlo Di Luca, quindi free kick da quasi centrocampo, posizione per chi ha piedi buoni, chi sa spizzare. Ancora la Real San Vittorese, tantissimi gli assenti nel team della famiglia Crispino. Stop per Venditelli. Ancora lancio in profondità, ancora con la palla, c'è uno scatto velocissimo, giocatore della San Vittorese, c'è un contrasto e attenzione, viene ammonito ora, vediamo. L'arbitro Giampiero Di Clemente si fa sempre rispettare, infatti ammonizione per Gianluca Fioravante Conte, lo ricordiamo, 1-0 per il team scaurese, giocatore a terra, il giocatore pare sia infortunato. Alberto Leggero si prende un'altra munizione, Alberto Leggero, prende anche Alberto Leggero la munizione, ma anche un giocatore della San Vittorese, il giocatore che andrà al servizio, quindi con la maglia numero 20 Ventriglia, una ammunizione che poteva essere risparmiata da entrambi perché ammunizione stupida, quindi free kick lato destro della porta difesa da Carrano, sarà una punizione tesa in mezzo, Alberto Leggero che si sa muovere, combatte ancora come un evergreen, Alberto Leggero che si va a affiancare a Basiru Boyang. Kick, palla in mezzo spazzato da Lorenzo Vincenconde, ma palla che rimane ancora, Venditelli mette in mezzo liscio, è bravissimo Ripa a bloccare l'assalto di Carlo Di Luca che non riesce a mettere la palla dentro, comunque nessun giocatore è stato bravo ad agganciare la palla, ma alla fine Ripa si è alzato . Attenzione che rischio da parte per Iafani. Contropiede, ancora se ne va Real Vittorese, mette il turbo, ma chiusura del team caro al Fiume Garigliano, ancora bravo lancio da parte di Gianluca Fioravante Conte, ma è sicuro Danilo Iafani a bloccare questa palla. Branca la palla, si accinge il rinvio, ma la mette a terra, avanza di piede, vuole tentare un lancio a compasso preciso, così è, ma Tommaso Ripa chiude la strada, ancora doppio Tommaso Ripa, si rifugia in throw-in, una rimessa laterale, bravissimo il numero 4 della squadra del presidente e attuale marcatore Marco Faticoni.
Albert dice braccio allargate sì, ma non sul corpo avversario, quindi free kick affidato, punizione affidata a Giovanni Ventriglia, che è stato ammonito insieme a Alberto Leggero e Gianluca Fioravante Conte. Quindi distanza Marco Faticone e Leggero, i due pezzi pesanti tra virgolette della squadra della Virtus Scauri, vuol dire capitano e presidente. Carrano, estremo difensore del team di Emilio Scauro. Ancora palla spazzata, Massimo Cantone allunga il cinepiede, piede Alberto Leggero combatte, ma palla persa, palla in mezzo, spizza di testa Vincent Lorenzo Conte, spazza in avanti, ma palla che rimane, ora passa dalle maglie, si alterna e c'è Giovanni Ventriglia, conquista una rimessa laterale. Attenzione, l'arbitro dice fischio io, sempre preciso come lo svizzero l'arbitro Giampiero Clementi di Trevenzuoli, della rimessa laterale, girata e conclusione da parte di numero 10 Vincenzo Crispino, la palla va alta, non impensierisce per niente Agostino Carrano che porta calma, quindi palla a terra, si accinge al rinvio. Lo ricordiamo, ogni tempo dura 40 minuti e siamo sul, insomma, siamo al 19° minuto, pertanto 1-0 amatoriale Virtus Scauri. Amatore Virtus Scauri fate voi. Ancora Lorenzo Vincent Conte, il giocatore no walk, lancia in profondità, c'è uno scatto da parte del Boyang, palla persa, ritorna il team San Vittorio Lazio, cerca l'1-2, la sponda con Crispino. Ancora colpo di testa, palla che va fuori, Tommaso Ripa, ancora lui, la fascia sinistra ne ha fatto da possedimento, bravo a chiudere, bravo anche a bloccare l'assalto di Carlo Di Luca, capitano della San Vittorese. Ancora Tommaso Ripa, punizione per San Vittorese, ancora sul passaggio c'è l'1-2 con Crispino, ma palla che va dall'altra parte, va a Boyang. Basiru Boyang, ancora Basiru Boyang, ne salta un altro, grande Basiru Boyang, assist per Gianluca Conte, ancora per Krubali, spizzata di Krubali, palla che viene persa da Salvatore Pirelozzi, lancio in profondità, è Lorenzo Vincent Conte, stoffa pregiata italoamericana, chiude questa palla sul numero 10 Vincenzo Crispino. Tanto c'è un giocatore a terra. Dese Scaurese che comunque si fa sentire, perché seppur non riesce ad agganciare perfettamente il pallone, non permette agli avversari di allungare il piede decisivo per mettere la palla dentro. È stato anche bravo, abbiamo detto, Tommaso Ripa, che su questa fascia sinistra ne ha fatto quasi da possedimento la serie, questa zona è mia,
Bravo anche a fare in modo che Carlo Di Luca non riuscisse a mettere la palla dentro. Ora la rimessa affidata ai ragazzi nella camiseta negra. Se vogliamo usare un termine spagnolo. Ancora Alberto Leggero, conclusione, palla che va fuori, e la conclusione da parte del numero 20 Giovanni Ventriglia. Quindi siamo sulla situazione sempre di 1-0 per l'amatore Virtus Scauri, 3 sono gli ammoniti. Giovanni Ventriglia nel team campano e Alberto Leggero e Gianluca Fioravante Conte. Massimo Cantone pronto, questa rimessa in gioco. La precisione del giocatore italo-canadese, colpo in arco di Leggero, non gli va bene. Ancora attacco da parte della Real San Vittorese. Di partenza, se ne va Gianluca Fioravante Conte. Ancora non c'è intesa con Boyang. Ancora lancio in profondità, bello da parte, passaggio per Crispino, viene, subisce fallo Crispino da Alberto Leggero, quindi free kick dalla metà campo avversaria per il team della Provincia di Caserta, dove andrà, vediamo, il numero 20 Ventriglia Giovanni. Ecco, guardate come si sistema la difesa dell'amatore Virtus Scauri sul millimetro, pronti a fare quello scatto in anticipo in più per mettere offside gli avversari. È una classica che si fanno per questi campionati, dove magari c'è magari meno resistenza fisica, ma molto più smart touch, quindi tocchi di intelligenza. Infatti è fuori gioco, bravissimo Marco Faticoni e prima Krubali a salire velocemente, lo erano più dietro rispetto a Lorenzo Vincent Conte. Massimo Cantone per Krubali, ancora Krubali, preciso l'1-2 tra gli Ebony Brothers, ma anticipo del giocatore della Real San Vittorese. Ancora bravissimo Krubali, non riesce Krubali, ora conclusione, perde la palla Krubali, chiede scusa, da possibilità Giovanni Ventriglia, ma solo da se dire, 25 metri, un tiro da dimenticatoio che fa sospirare eccellentemente Danilo, Agostino Carrano e tutto il suo team. Il lancio del estremo difensore del team Aurunco, quindi c'è Tommaso Ripa per Marco Faticoni, bella la rimessa in guardia, Tommaso Ripa di sinistro, non a collo pieno a compasso ma interno, ma bravo Tommaso Ripa che con le buone riesce anche a conquistarsi la punizione. L'esperienza di questo numero 4 affidato a Massimo Cantone, giocatore di Mondragone, ma passaporto italiano e canadese, dello stato dell'Ontario, di Toronto. Rilancio Lorenzo Vincent Conte, bravissimo, ma palla che ritorna tra le camisette negras. Ancora lancio in profondità, colpo di testa ancora di Vincent Conte, palla che ritorna tra le camisette negras. Ancora Tommaso Ripa, bravissimo, temporeggia e per l'assalto di Francesco Ciano lascia la rimessa laterale al suo numero 20 Giovanni Ventriglia, giocatore ammonito. Rimessa tra le tese di Giovanni Ventriglia, Lorenzo Vincenzo spazza, Ivan Bolla lascia per Giovanni Leggero, ma è troppo lungo per Salvatore Pirolozzi, quindi si riparte da Danilo Iafani. Ancora il team casertano, difesa molto alta con
del team Scauri, palla persa ancora, ritorna tra i piedi dei Black Jersey Boys, ancora Venditelli, 1-2, conclusione, traversa, che mazzata fuori aria, ora occasione che viene comunque nelle speranze della squadra della San Vittorese, salto 1 e Massimo Cantone, smart brain, intelligenza in questo anticipo del tocco ma non nell'esito da palla, comunque una traversa presa da Giancarlo Venditelli, una traversa, una precisione, quindi lo segnaliamo al minuto numero, è stato al 37esimo minuto, anzi 38esimo minuto, chiedo scusa, quindi già segnali del tour de force del team. Siamo al, siamo al 39esimo, quindi quanto manca? Chiediamo scusa. Chiediamo scusa, siamo al 29esimo minuto, chiedo scusa, 29esimo minuto, quindi 11 minuti al termine di questo primo tempo. Lo ricordiamo, amatori Virtus Scauri 1, Real San Vittorese 0, al 21esimo con la maglia numero 21, gol del presidente Bomber Marco Faticoni, ma dopo 7 minuti una traversa del set alto destro alla porta difesa da Agostino Carrano, squadra quella nord campana che si è avvicinato al pareggio. La cosa bella è che ha preso la traversa ma poi la palla era sempre rimasta tra i piedi del team tra virgolette forestiero. Scusa che San Vittorio Lazio e Luigi di Frosinone e molte stesse cose se fosse in uno Caserta, comunque più o meno quella zona. Giovanni Ventriglia, free kick al lato sinistro della porta difesa da Agostino Carrano, Alberto Leggeri in avanti ma Lorenzo Vincerconte più dietro, punizione, Lorenzo Vincerconte. Ancora bravissimo lancio di Ivan Bolla, palla che va a campanale, ma campanale sulla zona, ora tra i piedi biancazzurri, c'è uno scatto, Iafani come può, Ivan Bolla mette la palla a terra, salta l'avversario, ancora Ivan Bolla, va il giocatore classe 82, mette in mezzo, spazzata la palla dalla difesa delle Camisetas Negras. Ancora bravissimo Massimo Cantone che va subito a chiudere, Massimo Cantone ottimo con i suoi piedi, ex Scauri in turno. Caro lo stato della, come si dice in gergo americano, maple leaf, della foglia d'acero. Agostino Carrano tranquillamente lancia senza forza ma preciso, non riesce però a trattenere una palla Salvatore Pirolozzi, Massimo Cantone ancora 1-2, bravo Tommaso Ripa, Ivan Bolla non riesce ad agganciare questa palla, palla che è tra i piedi del team di San Vittorio del Lazio, bello 1-2,
ancora Crispino, palla che va sulla propria destra, ora c'è il cross, Tommaso Riva che va a chiudere su Francesco Ciano. Tommaso Riva veramente ha alzato un muro là dietro. Messa laterale, colpo di testa, palla ancora sulla traversa, sfortunato Vincenzo Crispino, una spizza di testa ma ancora tra i piedi dei ragazzi del team dell'entroterra. La spizzata di testa è già la seconda volta che il segnale di questa traversa siamo al 34esimo minuto e ne mancano 6 alla fine di questo primo tempo. Scauri, quindi Amatori Virtus Scauri in vantaggio 1-0, ma ben 2 traverse, 2 sette alti della squadra San Vittorio Lazio. Palla in mezzo, Danilo Agostino Carrano tranquillamente in 2 tempi ammorbidisce il pallone, trova uno spazio, fa passare molto tempo, rilancia, cerca la precisione, spinto Salvatore Pirozzi che conquista una posizione, fallo del numero 6 Gerardo Marullo. Alberto Leggero che fin da una battuta ma tranquillamente gestisce, ancora Alberto Leggero, va per Tommaso Ripa, si avvicina anche Ivan Bolla, palla in mezzo e non riesce Bojank a essere preciso in questo pallone, era anche svirgolato giustamente. Comunque i cosiddetti Nigger Brothers nel lato destro stanno dando veramente una battaglia agli avversari, perché evita che sulla loro fascia gli avversari possano fare il loro gioco, possano crossare, possano tirare. Questo anche grazie al duro lavoro in settimana. Ancora punizione per San Vittore, il team San Vittore del Lazio, pennellata in mezzo, colpo di testa, ancora Ivan Bolla, lancio per Salvatore Pirozzi, avanza Ivan Bolla, non c'è nessuno, è troppo lontano Basiru Bojang, quindi facile per Danilo Iafani, la mette a terra la palla, esce fuori dall'aria, dotato di un ottimo destro, lancia Massimo Cantone, chiude la palla, ancora stop di Krubali, ancora Krubali, e vediamo, c'è una rimessa per Loris Di Nallo, vice capitano, bravo Massimo Cantone che anticipa Venditelli, ma la rimessa è sempre a favore del numero 7 Francesco Ciano che da quella parte ha messo quei palloni in mezzo, e poi sono arrivati le due pali, possiamo dire, sette alto, lato destro, la porta difesa da Cagrano, quindi invece rimessa laterale per il team azzurro blanco, azul blanco, quindi ancora si combatte. Cerca l'1-2, azione battuta, cerca Team Reale di andare in avanti, ma la buona ripresa di Gianluca Conte finisce a terra. Massimo Cantone, da combattente vero, contrasta e prende il cartellino, il numero 5.
Fallo di Massimo Cantone, quindi tre ammoniti nel team bianco-azzurro, uno solo nel Real San Vittorese, vale a dire Massimo Cantone numero 5, Alberto Leggero numero 8 e Gianluca Fioravante Conte numero 11 nell'Amatore Virtus Scauri, mentre il numero 20 nel Real San Vittorese Giovanni Ventriglia. Quindi 3-1 il compito degli ammoniti, ma sempre Amatore Virtus Scauri in vantaggio per 1-0. Gol al 21° minuto del presidente e bomber di giornata Marco Faticoni. Punizione affidata a capitan Carlo Di Luca, porta difesa da Danilo Iafani. Sistema la barriera dove abbiamo Alberto Leggero insieme a Marco Faticoni, Salvatore Pirozzi e il numero 11 Gianluca Fioravante Conte. Punizione di Di Luca, Di Luca calcio e punizione. Palla che non c'è esito sperato per la posteriore per il team in canotta scura, tra virgolette. C'è caos ancora Di Luca, colpo di testa. Si riparte con Dinallo, vice capitano Dinallo, dietro ancora San Vittore del Lazio che addirittura al retropassaggio di Giuseppe D'Ambrosio a Iafani. Iafani che avanza, che è dotato di un buon destro preciso, quasi da compasso possiamo dire, ma là c'era solamente Gianluca Fioravante Conte a prendere questo pallone. Lorenzo Conte sbaglia questo pallone, erario manum est, ma Lorenzo Conte, attenzione che errore! Il pareggio di Giancarlo Venditelli era già nell'aria. Non c'è stata intesa tra Lorenzo Conte e Carrano, 1-1. E ormai siamo 6 minuti di recupero, è così, minuti di recupero. Un gol arrivato, lancio di Carlo Di Luca. Veramente sorpreso. Quindi un peccato questo per numero 19. Inizio c'è fallo. Quindi situazione di 1-1, dopo due segnali che la palla ha toccato il 7 alto della porta difesa da Carrano, è arrivato questo gol, ma è arrivato per un non collegamento tra Lorenzo Vincent Conte e Carrano, non c'è stata intesa ed è stato bravo il numero 21 Venditelli a mettere dentro 1-1, quindi al gol di Faticoni
Al 21esimo risponde al 40esimo Venditelli, palla in mezzo, si attarda Pirolozzi a tirare, ora conclusione da parte di Faticoni, la palla che va fuori, ma c'è il calcio d'angolo affidato a Ivan Bolla, che comunque è un smart player, giocatore di intelligenza. Quindi ora ci vorrebbe una palla tesa in mezzo e Salvatore Pirolozzi che può andare a spizzare di testa, ma da dimenticare. È così che si chiude il primo tempo, quindi sull'1-1 al 21esimo, quindi vantaggio dell'Amatori Virtus Scauri con Marco Marco Faticoni al 21esimo e al 40esimo pareggio dell'altro numero 21, Giancarlo Venditelli. Da segnalare le due traverse del team del Real San Vittorese, prese al 34esimo sempre con Venditelli e successivamente con il numero 10 con colpo di testa di Vincenzo Crispino. Dal vostro Aldo Conte, le prese Tiziana Palumbi, a sentirci nel secondo tempo. Si ritorna Battaglieri in questa sfida tra Amatori Virtus Scauri, Real San Vittorese, situazione di 1-1, undicesimo. Errata Gorige, Marco Faticoni, maglia numero 21, presidente e bomber. Risposta al 40esimo da parte del numero 21, Giancarlo Venditelli. La cosa strana è che, no, la cosa strana, possiamo dire che il gol è arrivato perché non c'è stata intesa tra Agostino Carrano e Lorenzo Vincent Conte, rispettivamente il numero 1 e il numero 19, dopo che sono arrivate due traverse della palla a set alto. È come se ti arrivano due segnali, in questi due segnali devi almeno cercare di mettere la palla dentro, però va bene così, ma comunque niente, non si dovrebbero vedere cambi. Quindi giocatore a terra numero 11, Gianluca Fioravante Conte, e vediamo chi sta per uscire, chi è uscito. Giocatore numero 11, Franco Sforza, è uscito Franco Sforza, è entrato, vediamo un attimo chi sarà. E Tommaso Troia, quindi Tommaso Troia entra al posto di Franco Sforza. Ancora lancio in profondità, colpo di testa, ancora Carlo Di Luca,
Ma siamo al giallo, sono passati 2 minuti e 27 secondi, situazione di 1-1, ora scatta la parte di Riccardo Moretti, ma il campo è finito, c'è Cruballì, rimessa laterale, colpo di testa ancora, spazza la palla in avanti, Carlo Di Luca, ancora ancora Cruballì che non riesce a mantenere la palla in campo, palla che va fuori. E siamo sulla situazione di 1-1. Situazione che tra virgolette vede questo pareggio che ora molto molto è a favore del team in maglia nera. Ancora Di Luca, lancio, c'è uno scatto su Giancarlo Venditelli, bravo il portiere, è entrato il portiere numero 12 Fulvio Maiello. Ancora palla che viene spazzata, Ivan Bolla, ancora va Ivan Bolla, cerca di partire il giocatore classe 82 del team Scaurese, Marco Faligoni, porta palla Marco Faligoni, bel inserimento, ma bravo Danilo Iafani, abbranca la palla e si accinge al rinvio. E allora parte di Maiello che in due tempi deve chiudere lo specchio avversario. Ancora se ne va Cruballì. Cruballì. Gianluca Fioravante, conta ancora Ivan Bolla. In mezzo a tre Ivan Bolla per Alberto Leggero che fa ripartire ancora Luca Fioravante, Conte, esatto, un avversario, ne vuole saltare troppi, infatti è chiuso da Carlo Di Luca. Apre la sedia, ragazzi, in maglia bianca, anche il portiere Danilo Iafani dice è giusta la decisione, quindi ipse dixit, un ipse dixit che dà ragione all'arbitro. Quindi giocatore avversario che dà ragione all'arbitro per una palla avversa. Molti sono scaldati nel team Scaurese, attenzione, palla in mezzo, colpo di testa alto che si è mangiato. Che si è mangiato ora la squadra del San Vittorese con il numero, vediamo, aspettiamo che si gira. Numero 3. Con quindi attaccante della squadra del San Vittorese, quindi il numero 3 Riccardo Moretti. Riccardo Moretti, l'azione è stata bella, sta bella perché capitano Di Luca se n'è andato. A mettere la palla in mezzo e il numero 3, ovvero Moretti, di testa e a portiere battuto,
era la manda ad alto, quindi altra occasione sciupata, siamo già a tre occasioni nella porta della squadra ancora, e chiaramente bravo ora Giuseppe D'Ambrosio per il contrasto su Basiru Bojang, ma chiaramente l'arbitro non ci casca, e intanto ora è il gol 2-1 per la Real San Vittorese. Il gol sempre di Giancarlo Venditelli. Allora un'azione dove c'è stato il numero 10, vale a dire Basiru Bojang, si è fatto male. Col numero 6, quindi c'è stato Marullo che... anzi, è stato il numero 4 D'Ambrosio, quindi che D'Ambrosio che andrà a chiudere, cercare di chiudere su Basiru Bojang, solo che Basiru Bojang non è caduto subito a terra, ha visto che il pallone ha perso e dopo la palla è andata a terra, anche se per quelli scavresti è il gioco pericoloso. Dopo che c'è stato questo contropiede, dalla destra è stato Venditelli che ha messo dentro. Quindi bisogna dire che come l'azione Ivan Bolla, ancora Basiru Bojang, bravo Basiru Bojang per Salvatore Pirolozzi, bravissimo il numero 17. Ancora rimballo, spazza la palla come può. Palla spazzata da Vincent Conte. E ora la squadra che... e ora addirittura il portiere Danilo Iafani che dice manteniamo la squadra alta. E la maggior difesa è l'attacco, quindi spingi tutti quanti in avanti. Questo obbliga chiaramente la squadra di Alberto Leggero a pensare anche a difendere e non solo andare in avanti. Quindi, tra virgolette, andiamo a dire che per la squadra del San Vittore del Lazio, dopo un'occasione sciupata o tra virgolette un palo così, è arrivato il gol. Non è andato di certo bene per il team scaurese, che ora dovrà cercare di portare la situazione almeno sul pari. Non è facile, ancora punizione, fallo su numero 11 Gianluca Fioravante Conte, battuta, colpo di testa, lancio in avanti,
esce al limite Maiello, Fulvio Maiello. Ancora rimessa laterale, ancora in avanti la Virtus Scauri, Ivan Bolla combatte contro numero 7 Franco Ciano, alla fine Franco Ciano riesce a tirare la palla addosso all'avversario, quindi rimessa da fondo. Siamo al 14esimo, 2-1 per San Vittorese Calcio di Real San Vittorese di San Vittore del Lazio, squadra della Amatori Virtus Scauri che battuta, colpo di testa, ancora vado fuori gioco l'arbitro. Vediamo se ci sarà la possibilità per la squadra ora battuta di Massimo Cantone. Massimo Cantone che da libero è più, diciamo, un immediato ancora conclusione. Buona la chiusura di Maiello sul numero 21, Venditelli. Venditelli che sta cercando di fare il possibile. Ora salvataggio di Krubali. Krubali, lancio di Krubali. Palla che non passa, spazza Ivan Bolla, ancora con in avanti fallo su Gianluca Fioravante Conte, quindi punizione per il team scaurese. Immagina anche Marco Tomasino. Arbitro Giambiero Di Clemente, molto fiscale, missione, non i due giocatori scauresi, vale a dire Salvatore Pirozzi e Boyang, non si intendono. Quindi vediamo un po' cosa ci sarà. Messa laterale. Una rimessa laterale affidata al numero 2 Tommaso Troia, che lascia la rimessa a Giuseppe D'Ambrosio. Ancora Giuseppe D'Ambrosio, rimessa per lui, colpo di testa. Palla dall'altra parte. Palla a terra. Quindi c'è free kick, calcio punizione. Fallo subito dal numero 3 Riccardo Moretti, che è stato colui che, ricordiamo, è colui che mette sempre i palloni in mezzo dalla fascia sinistra. Punizione per lui, il lato sinistro, c'è Alberto Leggero a difendere. Palla in mezzo. Ancora punizione, Alberto Leggero, palla a terra, cerca di girarsi, mette a giusta distanza Gerardo Marullo, infatti l'arbitro fa indietreggiare, battuta di Massimo Cantone per Krubali, ancora palla in mezzo, colpo di testa. È entrato anche, abbiamo anche il numero 20 Giovanni L'Imperio, palla in avanti,
Ma c'è Danilo Iafani, facile, facile per lui. Tantissimi sono piena la panchina da parte del team di San Vittore. Palla che non riesce ad arrivare in avanti e ad essere visibile per Riccardo Moretti, infatti la perde, rimessa laterale, ancora per la Virtus Scauri, Salvatore Pirolozzi. Palla persa, combatte ora, bravo, numero 11, Gianluca Fioravante Conte per sull'avversario con il numero 6, Gerardo Marullo. Controfallo. Ancora Bojank. Ancora Gianluca Conte. Bojank. Ivan Bolla. Ferma la palla. Ivan Bolla. Conclusione a girare. Bravo Ivan. Ma bravo Danilo Iafani. Un tempo quei tiri Ivan Bolla li faceva al volo e li piazzava sempre nell'angolo basso. Chiaramente ora con quel portiere che è riuscito a prendere tempo, ha preso e è riuscito a pararlo. Bravo comunque Ivan al 19esimo, quindi questa azione di Ivan Bolla, palla che va fuori. Ancora palla che viaggia per Ciano. Ancora Ciano, non c'è aggancio e ritorna per Pirolozzi. Lancio in profondità, 1-2 dell'Imperio. Ancora Ivan Bolla che conquista un calcio di punizione. Vediamo un attimo, intanto Iafani che chiama, dice a mister, siamo messi male qua. Vediamo, c'è il calcio di punizione. Tommaso Ripa mette in mezzo, cerca l'1-2 ma non riesce a questo passaggio. Ancora Gianluca Conte Fioravante. Bravo Gianluca Fioravante Conte, riesce a conquistarsi la punizione. E qua ci sono vari giocatori che potrebbero tentare la sorte, c'è Massimo Cannone che è bravo, c'è Ivan Bolla, ma c'è anche soprattutto Leggero, Leggero che ha esperienza e precisione. Intanto la barriera si sistema con Riccardo Moretti, Carlo Di Luca che è capitano, poi arretrano, c'è anche l'inserimento di Giovanni Ventriglia. Andiamo a vedere gli ammoniti che sono Massimo Cantone, maglia numero 5 della Virtus Scauri, Alberto Leggero numero 8 e Gianluca Fioravante Conte numero 11, dall'altra parte Giovanni Ventriglio con la maglia numero 20. Calcio punizione, Alberto Leggero che è quello che è specialista, bella la difesa solida del team di Danilo Iafani. Alberto Leggero lascia Massimo Cantone, non trattiene la palla, attenzione! E c'è il gol del pareggio! Salvatore Pirolozzi 2-2. 22esimo. A
Attenzione, c'è un cambio. 16 al posto di 6, quindi Gianfranco Sardò al posto di Marullo e infine al posto del numero 20 Giovanni Ventriglia è entrato il numero 13 Raffaele D'Ambrosio. La cosa strana è che, tra virgolette, forse questa è una colpa anche di Danilo Iafani, perché se avesse bloccato la palla a quest'ora rimaneva sul 2-1. Allora, siamo sul 2-2, andiamo a vedere le reti. Undicesimo Marco Fatigoni, presidente Bomber. Poi, cambiata la situazione al 40esimo, il gol da parte del numero 21 Venditelli. Successivamente nella ripresa, al 9 minuto, ancora Venditelli che colpo di testa traversa! Venditelli per il 2-1 e poi il pareggio da parte di Mallozzi. Comunque, di Piero Lozzi, chiedo scusa. Colpo di testa attraversa da parte del numero 3, vale a dire Riccardo Moretti. Quindi traversa, la palla che batte sotto pure la traversa. Espulso Ivan Bolla. Rosso a Ivan Bolla. Cartino rosso a Ivan Bolla. Cerca anche di capire, forse è stato un gomito, forse magari una spinta. Fatto sa che c'è stato un rosso per Ivan Bolla, quindi la Virtus Giampiero Di Clemente è un arbitro molto fiscale e arbitro che comunque non mette tutti in riga. E non, praticamente non prende, ed è un arbitro che tra virgolette non ti fa non passi inosservato se tu fai qualche brutto fallo oppure una scorrettezza. Un arbitro molto fiscale, uno che si fa rispettare molto in campo. E andiamo ora sul risultato di 2-2, battuta, colpo di testa. Chiaramente ora con la squadra in 10, il team in maglia nera avrà più spazio da giocare. Vediamo, fallo, bravo a conquistarsi fallo Salvatore Pirolozzi, allenatore che richiama l'arbitro, dato ammonito anche il numero 16, vuol dire Gianfranco Sardò.
Gianfranco Sadò. Punizione, c'è Massimo Cantone. Battuta pennellata di Massimo Cantone, colpo di testa da parte di D'Ambrosio. Riparte l'azione, ma c'è Massimo Cantone che... Forse c'è un contrasto tra Massimo Cantone e il numero 13, Raffaele D'Ambrosio. Il portiere Iafani voleva battere il pallone, ma siamo ancora sulla situazione di... Siamo al 29° minuto, mancano 11 minuti al termine di questa gara, 2-2. Ora cerca Gianluca Fioravanti Conte di poter prendere il pallone, alza il pallone, la butta direttamente di rimessa laterale. Di giocare palla a terra è un campo difficile questo, ma anche tra virgolette il tipo di campionato, un campionato amatoriale dove c'è la tecnica, ce l'hai, però alla fine sono molti ex giocatori che alla fine più che di tecnica o di tattica, qua è molto forza fisica che dove c'è piena, c'è molta forza fisica rispetto alla tecnica nei campionati da Provincia di Frosinone, dove sono, ecco, in campo sono più battaglieri rispetto alla tecnica che si vede nella provincia di Latina. Però ecco, quando ci sono queste gare è molto più difficile, perché quando ci sono questo tipo di gioco non ti permette di poter ragionare, non ti permette di mettere palla a terra, e quindi con una combinata, una spinta, una di contrasti chiaramente ti fanno saltare tutti i programmi. Ora lo stiamo vedendo nei campionati WISP, campionato amatoriale, però l'abbiamo visto anche sui campionati FIGC, quando squadre della provincia di Latina hanno giocato, squadre a calcio, hanno giocato con squadre fusinate. Torniamo a giocare, punizione, colpo di testa ancora Salvatore Pirelozzi, 1-2, ma è lontano veramente il numero 20 Giovanni L'Imperio. C'era sulla fascia destra Basilio Boyang, giocatore che poteva anche entrare in area, magari farsi trovare un fallo per un rigore, ma non è stato servito. Combatte ancora la squadra a centrocampo. Ora Massimo Cantone spazza la palla come bravissimo il difensore. Lancia una palla in avanti. Ancora Basiru combatte, bravo Basiru, vediamo, mette la palla a difendere, perde questa palla, ma Basiru è bravissimo, Giuseppe D'Ambrosio a togliercelo, lancio di Giuseppe D'Ambrosio, cerca l'1-2 e se ne va con il numero 3 Moretti, palla persa, palla che ritorna sui piedi della formazione ospite con Di Luca ancora, contro leggero o via orizzontali, a seguire Sadò ancora per il numero 17 Di Nallo, dal vice capitano, ma la palla va fuori, quindi non c'è indesa, 2-2. Ora c'è un cambio per la squadra dell'entroterra. 15-5, ovvero Francesco Di Paolo per il numero 5, Carlo Di Luca che è capitano, quindi la fascia di capitano va a Loris Di Nallo. Apre che va a segnare le sostituzioni. Quando mancano 8 minuti al termine di questa gara, chiaramente ci sarà anche il recupero perché si è perso molto tempo. Poi andremo a vedere
Siamo qua dallo stadio Pire, dal vostro Aldo Conte, alle riprese di Ziana Palumbi. Amatori Virtus Scavri, Real Vittoresi 2-2, vantaggio del team biancazzurro all'undicesimo con Marco Faticoni. Pareggio di... poi c'è stato Venditelli che ha stilato la doppietta, prima pareggio al 40esimo, poi sul nono minuto il passaggio di vantaggio, dopo che il pareggio del team scavrese al 22esimo con numero 17 Salvatore Pirolozzi. 7 minuti al termine di questa gara, Danilo Iafani, facile per lui per bloccare, lancia il rinvio, c'è il colpo di testa. Palla va fuori, lancia in profondità, palla presa dal portiere Maiello, ancora colpo di testa. Ancora ora c'è il numero 11, anzi il numero 17, Loris Di Nallo, che è capitano oggi. Lancio, spizza palla di testa, Alberto Leggero, ancora Alberto Leggero a combattere. Bravo Alberto Leggero, palla che viene persa come stata da Moretti. Ancora, palla a terra. Subisce fallo Gianluca Conte e mancano un po' di più di 5 minuti al termine di questa gara. Siamo risultati 2-2, l'abbiamo detto, tra Amatori Virtus Scavri e Real San Vittorese di San Vittore del Lazio. Calcio di punizione, battuta, colpo di testa, fallo, punizione affidata ora alla Virtus Scavri, da dimenticare questo tiro. Da parte dell'Imperio è rimessa laterale per Giuseppe D'Ambrosio. 4 minuti al termine. Rimessa laterale conquistata ancora dalla Virtus Scavri con Krubali. E alla fine Iavali, aprendo questa palla, si accinge all'invio. Alberto Leggero che ha lasciato la fascia, già sta giocando senza fascia di capitano. Ancora. Lancia in profondità, colpo di testa. Bravo Maiello, Fulvio. Siamo a quota, siamo al 37esimo in questo momento, quindi 3 minuti al termine della gara, colpo di testa, siamo sul 2-2, bella gara, ancora non ce la riesce a agganciare Giovanni L'Imperio. Palla che termina fuori,
rimessa tra l'affidato al Real San Vittorese con Loris Di Nallo, colpo di testa, spazza questa palla, ancora è entrato Francesco Di Paolo, palla a terra per Ciano, palla va fuori, messa la laterale ancora affidata a Ciano, c'è un cambio, altro cambio, e vediamo chi esce. Entra il numero 9 Carmine Iodice ed esce vediamo chi uscirà, e uscirà il numero 17 Salvatore Pirolozzi. Cinque minuti ha dato l'arbitro, così è, cinque minuti, vediamo cosa succederà. Massimo Candone di spazio di testa, ancora Cruba lì, palla che va fuori, rimessa per Riccardo Moretti. Rimessa laterale, vediamo ancora Crolibali, Bojang. Ora inizia il recupero, 5 minuti al termine di questa gara, dopodiché vedremo l'esito finale. Attenzione, conclusione, palla che Maiello non so che rischio che vuole prendere. Fatto sta, branca la palla, si accinge al rinvio, è rimasto solamente Marco Tommasino. Due palloni in campo, quindi l'arbitro sempre preciso. Aperto leggero in mezzo, ma Iafani facilita la situazione a prendere questa palla, lancio in profondità, palla che viene spizzata, ritorno all'Imperio e va fuori. Quindi siamo a quota. Con la rimessa laterale siamo al 42esimo, ancora ecco, ora Iodice, buona Iodice, si è fermato ed ha raffinato la palla. Ancora lancio, ora scatto, stop la palla di petto, vai due Ebony Brothers, ma palla persa da Di Paolo.
Iafani. Attenzione, ecco il rosso. Ecco il rosso. Rosso anche per il numero 17, Loris Di Nallo. Cioè, a gara terminata. Al 44esimo. Cartellino rosso. Vediamo chi indosserà la fascia di capitano. Di solito si dovrebbe mettere sul braccio la fascia di capitano. Non vediamo nessun giocatore alla fascia sul braccio. Battuta. L'arbitro ben tre volte ha fischiato perché la palla bisogna metterla sulla giusta distanza, la giusta posizione. Tutti attenti. Massimo Cantone, destro, pennellato, ma con Ciano che va a spazzare. Buono il recupero da parte di Gianluca Conte, che viene messo a terra. Calcio di punizione. E siamo ora già al recupero, anzi al recupero, oltre il recupero consentito. 46esimo, questa sarà l'ultima azione, maybe. Azione che penso decreterà la fine dell'ostilità. Colpo di testa e finisce così con 5 minuti e 38 secondi di recupero, 2-2 tra amatori Virtus Scavri e Real San Vittorese di San Vittorio del Lazio. Andiamo a vedere il gol. Per quanto riguarda vantaggio della amatori Virtus Lazio all'undicesimo con Marco Faticoni. Successivamente nella doppietta di Giancarlo Venditelli con la maglia numero 21, con quindi prima al 40esimo e dopodiché al 9 minuto, successivamente al 22esimo un pareggio del maglia numero 17 Salvatore Pirorozzi. Un espulso per parte con Ivan Bolla da una parte e Loris Di Nallo dall'altra. Andiamo a sentire ora le interviste al vostro Aldo Conte e alle riprese di Tiziana Palombi. Siamo qua con uno dei pezzi da 90 della polisportiva Scauri, della materiale Virtus Scauri, con Alberto Leggero. Oggi un 2-2 contro la polisportiva Real San Vittorese di San Vittore del Lazio. Allora Alberto, vantaggio 1-0, poi a rincorrere. Vabbè, era normale, loro erano molto più giovani, molto più organizzati, penso che il risultato alla fine sembra giusto, anche perché abbiamo tenuto bene il campo quasi per tutta la durata della partita. C'è stato qualche episodio un po' particolare che ci può stare a questi livelli, però come hai detto tu, diciamo, siamo andati in vantaggio che sicuramente doveva essere gestito meglio. C'è stata quella disattenzione alla fine del primo tempo, potevamo andare a riposo sull'1-0 che sicuramente ci avrebbe dato più vantaggio e più ossigeno per il secondo tempo. Abbiamo visto oggi ad esempio in difesa Tommaso Riva, che
riuscire proprio a fare su il territorio la fascia sinistra. L'amarezza sta in quel gol subito, è vero, capita a due traverse, però in un'intesa tra difensore e portiere. Quello forse è uno degli errori che si dovrebbero evitare, specie per giocatori che hanno una grande esperienza. Beh sì, però ci può stare, diciamo, quella è la classica situazione dove mia tua, però alla fine il pallone è rimasto in mezzo. Parliamo di Lorenzo, uno dei pilastri della nostra difesa, che sbaglia pochissimo in quasi tutto il campionato, è uno che regge tanto e ci può stare. Poi si è rifatto alla grande come sempre, sempre grintoso, ha tenuto bene l'attacco avversario e comunque credo che non gli si può dire niente. Sicuramente è un episodio che ci ha penalizzato, come ho detto prima. Tommaso ha fatto una grande partita, ma non è il solo, penso che oggi tutta la squadra si è comportata bene contro una signora squadra che è quella del San Vittore, dove l'anno scorso abbiamo perso la finale di Coppa di Lega, e è una signora squadra, complimenti comunque. Il prossimo turno? Il prossimo turno fuori casa, dovremmo andare a Cassino, c'è la tegola Ivan Bolla che c'è stata l'espulsione, e quindi dovremmo fare i conti sia con l'infermeria sia con il bollettino dell'arbitro. Speriamo che sia un po' più clemente come il cognome e che non pesi tanto sulla squalifica di Ivan. Peccato, perché Ivan quest'anno ha avuto un ottimo inizio di stagione, è un elemento importante per la squadra e speriamo che le giornate siano solo una. Invece ora parliamo forse della cosa che a me personalmente sono più legato, perché in qualsiasi sport è della cosa più importante che c'è una società, che è il settore giovanile e nonché gli impianti sportivi, che stanno diventando, diciamo, tra virgolette, un problema, non magari solo qua, ma magari in generale in tutta Italia. Iniziamo a parlare di queste due grandi problematiche, che sono due problematiche importanti perché il futuro sono proprio i nostri giovani e dove, tra virgolette, crescono. Beh, sicuramente Aldo ha toccato un argomento molto importante che ci sta a cuore, quella della struttura sportiva. Sappiamo tutti l'argomento campo sportivo, strutture che è nel nostro comune. Noi da anni stiamo lottando per cercare di migliorare quella che è il nostro teatro sin da piccoli. Qui c'è una società che negli anni si è consolidata, che è la Polisportiva Scauri, dove il presidente Luigi Forte e tutta la dirigenza sta facendo passi da gigante per portare avanti il settore giovanile, che di anno in anno sforna sempre giocatori e ragazzi interessanti che vanno a militare in squadre più rinomate, e che speriamo che sia la volta buona perché l'impianto venga realizzato e che il nostro presidente abbia le sue soddisfazioni, come è giusto che sia. Poi un terreno di gioco sul mare, sul lungomare, lungomare Scauri è tra i lungomari più belli in generale in assoluto. Poi avere una visione del genere è anche bello, come si dice, è un ottimo biglietto da visita, non solo per il paese ma anche tra virgolette per un territorio. Ah, sicuramente una struttura sportiva qui a Scauri sarebbe un fiore all'occhiello, anche sotto il profilo architettonico sarebbe, come dire, una bomboniera per chi viene a Scauri e permetterebbe sicuramente uno sviluppo non solo sportivo ma anche economico-commerciale per il nostro paese, perché comunque si potrebbero aprire altri palcoscenici, fare dei tornei che siamo sempre costretti ad emigrare nelle varie regioni d'Italia, mentre si potrebbe iniziare a fare qualcosa di interessante qui a Scauri, perché penso ci sono tutti i requisiti per fare tornei sia a livello regionale che a livello nazionale. Quindi cerchiamo di promuovere tutti questa iniziativa e che sia un sogno che finalmente si realizzi. Incrocio le dita perché forse quest'anno è la volta buona. Proprio il settore giovanile, come sta procedendo e come le soddisfazioni anche? Grandi soddisfazioni, il settore giovanile è curato benissimo, sappiamo che proviene dalla vecchia Virtus Scauri, è stato portato egregiamente avanti dal presidente e da tutto lo staff. Michele Treglia è quello che coordina tutto il settore. Partiamo dai piccoli amici, primi calci, Pulcini, Esordienti, campionato giovanissimi, dove c'è una squadra molto interessante, un gruppo che da anni ormai lotta per le prime posizioni, e quest'anno c'è anche la prima squadra da non dimenticare, che è stata allestita al meglio per fare un bel campionato di seconda categoria. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per essere una società
all'occhiello e cerchiamo, anzi invito tutti, come stiamo già facendo, a seguire più da vicino la polisportiva, perché penso che a questo punto ce lo meritiamo. Abbiamo riportato a Scauri un po' di entusiasmo, un po' di sport, un po' di salute che mancava da anni, e penso che i meriti a questo punto sono tutti della società e di chi ne fa parte. Quindi ci auguriamo che sia per tutti un'iniziativa apprezzata, anche perché sappiamo benissimo che lo sport a livello giovanile è molto interessante, molto importante per bambini che si affacciano allo sport. Quindi fa collettività, fa educazione, toglie dalla strada, da altre situazioni che potrebbero essere pericolose. Qui invece penso che tutti siano in mani sicure e possono praticare uno sport che potrebbe essere un sogno e dare quello che ci speriamo a questi ragazzi. Noi ti ringraziamo. Grazie a voi.